Buonasera, bentornati. Nuova puntata di Mondo Amaranto. Si parla di calcio femminile Amaranto, del settore giovanile dell'Arezzo. Calcio femminile che ha visto una battuta d'arresto. Ne parleremo tra poco in trasferta per 3-2. E abbiamo questa sera il ritorno degli allievi di Alessandro Violetti con Elettra Fiorini che ci parlerà dell'Arezzo calcio femminile. Alessandro Violetti che ci ha portato, insomma, due pezzi da 90 della sua squadra, che sono Riccio Gerardini, Buonasera. che saluto, e dopo andremo a riparlarci, perché li abbiamo già avuti qualche mese fa. Ha giocato la Berretti, anticipiamo che ha pareggiato 1-1 in casa della Lucchese, fermo il campionato giovanissimi, invece gli allievi hanno recuperato la partita con il Pontedera. Allora, iniziamo però da Elettra, da questa trasferta dell'Arezzo Calcio Femminile. Che cosa diciamo? Beh, diciamo che è In casa del stata Marcon. una trasferta un po' sfortunata, ecco, perché comunque la prestazione c'è stata, è stata una bellissima prestazione, forse anche una delle migliori che hanno fatto. Difatti è stata un po' però una partita movimentata, nel senso che comunque noi no, non siamo soliti fare polemiche, però ecco, l'arbitraggio è stato un po' sopra le righe, diciamo, mettiamola così. Il campo era un campo al limite della praticabilità, ma proprio per criteri di omologazione, secondo me, a livello di federazione proprio era molto piccolo, molto stretto. Il tempo non ci ha aiutato e nonostante questo però le ragazze hanno dimostrato veramente tanta grinta, hanno sempre recuperato il vantaggio delle Ecco, perché loro padrone di sono andati in casa. vantaggio subito e poi Sì. c'è stato il pareggio di Fiori. Sì, effettivamente c'è stato questo vantaggio da parte del Marcon che è stata un po' anche una leggerezza nostra, dovuta anche un po' al campo perché comunque è andata per uscire, per bloccare l'avanzata dell'attaccante Alice Antonelli, purtroppo la palla non gli ha proprio rimbalzato, Ah, non è proprio ok. riuscita ad afferrarla, per cui Un episodio questo sì, è sfortunato, stato insomma. veramente molto sfortunato. Beh, sono comunque riuscite ad andare di nuovo in gol con Di Fiore, le nostre ragazze, anche nel secondo tempo, purtroppo. Quello che ha voluto dire è stato questo rigore che non è andato a segno alla fine, proprio sul finale al 90esimo ci hanno assegnato questo rigore, rigore che tra le altre cose noi forse non dovremmo dirlo, ma era più che dubbio, insomma. Quindi un arbitraggio che ha sbagliato in quella, Sì, insomma, non ha è stata, guardato. sì, non guardava in faccia nessuno. Comunque sì, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, c'è da dire che Pinel, il portiere del Marcon, è assolutamente un portiere, è molto forte, è riuscito a fare un doppio miracolo perché sulla respinta Teci, che aveva tirato il rigore, ha provato nuovamente ad andare a segno, però Pinel ha fatto il secondo miracolo e quindi insomma è stata una E partita sarebbe un po' stato il 3-3 in sfortunata, caso di sarebbe gol. stato il 3-3, sì. Quindi, insomma, sarebbe stata una bella Sì, rimonta, sì. perché 3 volte in svantaggio e 3 volte la rimonta. L'abbiamo visto per un attimo i risultati, li guardiamo un secondo, con la Castelvecchio che ha pareggiato 0-0 con il Padova, Marcon abbiamo detto batte Arezzo 3-2, Molese e Gordige 2-2, la Saponeria Grifo Perugia 2-2, il 3-2 del Vittorio Veneto in trasferta a Ferrara e poi il 3-0 del Sassuolo in trasferta in casa dell'Udinese, Virtus Padova, Federazione San Marinese 0-2. Quindi questo duello che a questo punto è sempre più questo testa a testa tra Vittorio Veneto che è a 53 con 20 gare giocate, stessa cosa il Sassuolo che però di punti ne ha 51 e poi c'è questo dislivello, Castelvecchio 44, Calcio Padova 41, Marcon 36, Federazione San Marinese e Perugia 27, Arezzo e Team Ferrara 24, Imolese 22, Udinese 16, Virtus Padova 13, Gordige 10 e la Saponeria 8. Comunque è un Arezzo, lo dimostra anche questa partita, che crea molto di più, che anche quando perde però insomma vende cara la pelle. Sì, assolutamente. I miglioramenti ci sono stati, sono sotto gli occhi di tutti e in questo momento, secondo me, c'è stata un'ulteriore crescita quando il tecnico Nazarena Grilli parlava proprio di questa seconda fase che si sarebbe aperta, di questa fase finale, un nuovo capitolo per l'Arezzo. Ora, al di là del risultato di domenica scorsa, secondo me si è aperto tantissimo perché il fatto di essere riusciti a tener botta dopo un vantaggio avversario al terzo minuto, insomma, fino a qualche mese fa sarebbe stata una cosa impensabile per le ragazze, invece non si sono proprio mosse di un millimetro, non si sono scoraggiate e questo ha fatto sì che comunque facessero vedere il loro vero gioco, quello che sanno fare. Ecco, poi ci sono state le parole della presidente, della presidentessa, come
diciamo, la nostra, come al solito, dire le definizioni moderne. Le ragazze hanno disputato un ottimo incontro, hanno mostrato tenacia, voglia di riuscire e soprattutto prontezza di reazione. Malgrado il vantaggio del Marcon e qualche piccolo errore, la Ghezzo ha dimostrato in più di un'occasione di non volersi arrendere, saper fronteggiare le difficoltà dovute a fattori esterni, quali le avverse condizioni meteorologiche. Pioveva? Sì, pioveva, c'era un vento tremendo. Campo ai limiti della praticabilità, adesso dobbiamo concentrarsi e cercare di bissare il successo casalingo della scorsa settimana, domenica, contro l'Udinese, formazione che si trova, qui la vediamo nella classifica, insomma, 8 punti meno della Ghezzo. Sì, quindi sì, insomma, è una partita alla nostra portata, sì. Ora poi che abbiamo anche sfatato questo tabù, abbiamo ormai esorcizzato le reti dei campi lorentini, dovrebbe essere abbastanza semplice. Mai dire mai, perché comunque sia l'Udinese è una squadra che anche loro stanno cercando la salvezza, cercheranno di agguantarla il prima possibile, quindi sarà sicuramente una partita molto combattuta. Di fatto all'andata è stata la nostra seconda, credo, sì, la seconda vittoria stagionale, perché quando siamo andati a Udine abbiamo vinto 4-2 con una gara tra l'altro anche molto bella, anche lì c'erano state delle rimonte, poi siamo riandati in vantaggio, insomma è stata una gara veramente molto sofferta e molto combattuta. Beh, credo che i presupposti per far bene ci siano tutti, anche se purtroppo mancherà in campo la nostra Casula, che si è fatta male nella partita di Marcon, quindi siamo in attesa di una diagnosi, essendo il ginocchio ancora molto gonfio. Quindi non si sa se sia una cosa seria o... No, penso che non sarà semplice, ecco, sì. L'aspetterà comunque un bel periodo di stop, però da parte di tutti le facciamo gli auguri. Beh, certo, insomma. Gli auguri. Mancano 4 giornate, se non sbaglio, alla fine, quindi siamo addirittura d'arrivo. Sono più? Sì, forse sono, sì, di più. Sì. Sì, sei. Comunque siamo nella parte, sì, finale, c'è tempo quindi per Nazarena Grilli proprio di prospettare già un Arezzo, al di là di quelle che saranno le novità, però in vista poi di questa riforma di cui parlavamo anche l'altra, sì, volta. Sì, sì, assolutamente, anche perché comunque sia è stata definita in questi mesi la rosa vera e propria della prima squadra, però comunque le ragazze anche delle categorie inferiori si stanno allenando, a volte si allenano con la prima squadra, quindi insomma c'è un momento di test anche in via di definizione che sicuramente serviranno per creare poi la rosa del prossimo anno. E quindi insomma questo sarà interessante da seguire come evoluzione. Dopo il campionato è previsto cioè finisce subito la stagione o ci saranno amichevoli, tornei? No, sicuramente no. Non ci saranno dei tornei, sì, ci saranno delle amichevoli e soprattutto ci saranno degli stage con alcuni personaggi tecnici a livello nazionale che già stiamo contattando e quindi insomma il lavoro non mancherà. Di certo le ragazze fino ad agosto, penso fino a fine luglio insomma, si alleneranno, lavoreranno per poi riprendere a fine agosto con la preparazione dopo Ferragosto, quindi insomma come l'anno scorso avranno le ferie canoniche quasi d'azienda, ecco. No, non di più, insomma. Non di più. Allora, tra l'altro Nazarena Grilli dice nelle interviste, no, che ha rilasciato da quando è arrivata, vogliamo che dell'Arezzo si parli a livello nazionale, no? Sì, questa è una cosa che... Obiettivo. Sì, è l'obiettivo che noi avevamo già e che avevamo comunque sia già cercato di raggiungere prima con l'arrivo di Manuela Tesse e poi sicuramente anche col fatto di aver contattato Nazarena per arrivare sulla nostra panchina. Mi piace e piace a tutti il fatto che lei abbia sposato il progetto così in toto, insomma, ci ha creduto. Non è stato semplice convincerla a venire qua, però una volta che ha toccato con mano quello che c'era si è innamorata, ma soprattutto si è innamorata delle ragazze della squadra e questa è la cosa principale, perché le reputa delle ragazze che lavorano seriamente, perché si sono messe a disposizione, perché hanno saputo subito adattarsi a un metodo anche di allenamento molto diverso, intensificando i ritmi, quindi sicuramente questi sono tutti elementi che l'hanno impressionata positivamente e che fanno sì che insomma lei creda veramente tanto in questi colori. Domenica con l'Udinese alle ore? Alle ore 15. 15 Campo Lorentini di Pescaiola. A proposito di campi, prima di poi dopo addentrarci nella partita degli allievi, con Alessandro Violetti, no, ci eravamo trovati un po' per l'intervista dopo la scorsa partita con la Viterbese, quando è che ci eravamo visti, sì, mi sembra quella, il pareggio, non questo qui, quella prima ancora, e cioè, avevamo anche prima di fare l'intervista insomma parlato anche del
delle condizioni, no, di questo campo, perché una squadra tecnica come la tua, no, purtroppo è stata, dobbiamo dirlo, no, in certi casi un po' penalizzata dalle condizioni del terreno di gioco. Ora, in questa settimana è arrivata finalmente la notizia che tutti aspettavamo, cioè che i campi delle Caselle sono entrati nella concessione dello stadio comunale e quindi di fatto all'Unione Sportiva Arezzo, e quindi è probabile, poi non sappiamo come saranno gestiti, però è molto probabile che anche le giovanili, insomma, troveranno questa casa. Ecco, sei contento di questo? E certo, che cosa può cambiare? Ecco. Allora, per la metodologia di allenamento e per dare possibilità ai ragazzi veramente di lavorare in condizioni ottimali, diciamo che le strutture, cioè, sono la base di partenza imprescindibile per la quale una società possa poi gettare un programma di lavoro che abbia, insomma, degli obiettivi importanti. Quindi aspettavamo un po' anche con ansia, no? Cioè, l'ufficialità di questa assegnazione credo che sia stata anche una logica conseguenza, insomma, perché l'Arezzo poi merita di avere una struttura, cioè, veramente bella come quella delle Caselle. Sicuramente avrà bisogno di lavori per essere rimessa in condizioni perfette, per essere messa in quelle condizioni che poi permettano di potersi allenare in modo decoroso. Come verrà impegnata, non lo so, queste sono, certo, domande che... Però è la prima volta che si può dire, effettivamente, come ha detto anche il direttore Riccioli, è un fatto storico, che per la prima volta l'Arezzo ha una casa, un punto di riferimento che non ha mai avuto, insomma. Sì, perché è veramente fondamentale, ma anche proprio per un senso proprio di appartenenza, che quando, cioè, vai a giocare, noi con tutto il rispetto, cioè, alla Nave, cioè, ci sentiamo accolti come fossimo a casa nostra, certo, però è oggettivo che noi, quando andiamo a giocare alla Nave, giochiamo comunque in trasferta. Perché comunque giocare all'interno delle proprie mura, giocare proprio nella casa della società, dà quel proprio quid in più che è di stimolo ulteriore, ma per tutti quanti, ma penso in primis proprio per la città di Arezzo, no? Perché poi fondamentalmente credo che per gli abitanti di Arezzo avere la gioia di poter andare a vedere il proprio settore giovanile proprio in città sia fondamentale. Anche perché, insomma, ricordiamo ad esempio quando ci ha giocato qualche partita della allora primavera, no? Quando c'era Bazzoffia, giocatori che poi, insomma, abbiamo ritrovato anche in altri campionati, e, insomma, ricordo il pubblico veniva, insomma. Io in quella primavera lì, oltretutto, c'avevo mio nipote che ora è a Cittadella, che giocava proprio in quella primavera, e io quindi seguivo con particolare attenzione quella primavera, e veramente c'era sempre seguita proprio da molto pubblico, cioè, anche perché poi il campionato di primavera, insomma, di per sé è... Certo. Il livello è decisamente, alto. Decisamente alto. Una struttura poi dove, ricordiamo, venivano, quando la Arezzo era in Serie B, le squadre avversarie quasi sempre venivano, no, o nel sintetico o comunque a dimostrazione di quanto quella struttura, insomma, era veramente all'avanguardia, e con un po' di intervento sicuramente ritornerà ad esserlo. Per l'Arezzo calcistica, non so se la cosa potrà interessare anche l'Arezzo calcistica, non lo sappiamo, però, insomma, è una bella notizia comunque sia per l'Arezzo calcistica. Altro, no? Che, come diceva lui, mi è piaciuto molto quello che ha detto, che comunque, pur sentendosi sempre ben accolti alla Nave, però, insomma, immagino che non sia semplice. Beh, è un po' anche quello che fondamentalmente viviamo noi, quindi... Sicuramente anche nei nostri progetti ci sarà quello di un centro sportivo dedicato proprio anche al, sì, femminile, per farsi di creare un settore giovanile femminile che possa essere poi il vanto di questa città. Quindi anche questo è in sinergia poi con l'Arezzo, perché comunque è un lavoro che stiamo facendo congiuntamente, insomma, portiamo lo stesso colore, e da questo punto di vista, insomma, i nostri rapporti anche con l'Arezzo maschile sono eccellenti, diciamo che lavoriamo comunque sulla stessa lunghezza d'onda. Ci fermiamo un attimo, tra poco parleremo del campionato allievi, a tra poco. Eccoci tornati. Allora, prima di passare agli allievi Lega Pro, vediamo la Berretti, che cosa è successo in questo turno. Un'altra trasferta in casa della Lucchese, finita 1-1, con questa dinamica che si ripete, che è l'Arezzo che va in vantaggio con Caselli in questo caso,
segnato il gol dell'1-0, poi il pareggio di Costalli per l'1-1 finale. Comunque un buon punto, Lucchese-Arezzo 1-1, vedete addirittura la Carrarese che ha vinto 8-0 in casa della Viterbese, Gubbio che ha vinto Olbia 2-1, così come il Livorno ha vinto a Prato 2-1, Lupa Roma batte Pontedera 2-0, Siena tutto cuoio 0-0 per questa classifica. Livorno a 47, Prato 46, Certo Ribaltone, dunque Siena 41, tutto cuoio 40. E poi troviamo Lucchese a 33, Carrarese 31, Gubbio 29, Lupa Roma 25 insieme alla Pistoiese, Arezzo 22, Pontedera 20, Olbia 12, Viterbese 10. Allora, c'è stato questo punto invece nel recupero di campionato tra l'Arezzo e il Pontedera, rivediamo l'immagine, riascoltiamo anche le tue parole che magari forse l'hanno già sentite, però no, è interessante sapere il mister a caldo, no, come definisce i giocatori e soprattutto la partita che l'Arezzo ai punti insomma avrebbe meritato anche di vincere. Vediamo. Campionato Under 17 Lega Pro di fronte a Arezzo e Pontedera è il recupero di una partita che non si era disputata due settimane fa per un impegno peraltro prestigioso da parte del Pontedera. Girardini finisce a terra ed è calcio di rigore subito. Calcio di rigore subito per l'Arezzo dopo 1:30. È pronto il portiere Morgillo, fischia l'arbitro, parte Ricci, sinistro, spiazzato Morgillo e c'è il vantaggio dell'Arezzo dopo 2 minuti di gioco. Calcio di rigore di Ricci, precisissimo a casoterra alla destra del portiere del Pontedera per Ricci, questo è il 14° gol in campionato. Poi Ricci, gran controllo e poi il pallone subito per Girardini che se ne va sulla destra, lo attende Barra, ancora Girardini. Palla per Ricci, palla di ritorno per Girardini, bellissima triangolazione Girardini, ancora per Ricci che la piazza e la palla va fuori, bellissima azione veramente questa dell'Arezzo, una trama nello stretto tra Ricci e Girardini, la palla è tornata a Ricci dopo che i due avevano scambiato con eleganza, ancora Cosignoli, fuori per Agamini, ancora Arezzo, Agamini, parte il cross, tutto solo Billy, stacco e traversa di Billy. L'Arezzo vicinissimo ancora al 2-0. L'arbitro autorizza la ripresa del gioco. Messa già battuta da Barra, la palla arriva in area di rigore. Ricci fermato, Morra al volo in area di rigore. Ubirti che finisce addosso all'avversario e calcio di rigore. Calcio di rigore. E qui l'arbitro ha letto forse giustamente perché Ubirti è andato prima lui su Pacini, appena entrato. Scardigli contro Ubirti, va col destro e il Pontedera pareggia. Pareggio del Pontedera su calcio di rigore. L'Arezzo aveva sbloccato dal dischetto e subisce dal dischetto il gol del pari. Come detto, ancora in gol Scardigli che aveva già fatto gol con la Pistoiese, ancora prima con il Modena. Benericetti. Cross, la rovesciata tentata, la grandissima parata di Ubirti su questa rovesciata di Pacini che aveva trovato una grandissima giocata. Bassini, vediamo Ricci se può partire, difende la palla, la cede poi verso Artini, palla di ritorno per Ricci che può andare, Ricci in aria, Morra su di lui, Ricci fuori. Che occasione al 39esimo, all'ultimo minuto. Insieme a mister Alessandro Violetti, questo recupero di campionato 1-1 con il Pontedera. Allora, direi un primo tempo un Arezzo eccellente, no? Perché gli riusciva quasi tutto, abbiamo visto delle bellissime giocate, onestamente era quasi una gara perfetta. Poi piano piano il Pontedera è venuto fuori, soprattutto dopo che ha trovato il pareggio l'Arezzo ha perso un po' di certezze. Sì, l'umiltà, io come dico sempre ragazzi, l'umiltà fa la differenza, perché l'umiltà ti porta a avere applicazione, a tenere distanza, a avere sacrificio, a lavorare per la squadra. E noi abbiamo fatto il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove oggettivamente abbiamo fatto una qualità di calcio molto elevata, molti Fraseggi partendo da dietro, tutta la squadra che collaborava, distanze giuste, quindi anche nei momenti in cui perdevamo palla, comunque nella fase di riconquista eravamo sempre in superiorità numerica. Credo che abbiamo creato, non so, 4-5 palle gol limpide, una partita da portare sul 3-0 dopo 20 minuti.
E questo spesso accade nei grandi, figuriamoci nei ragazzini. Nel momento in cui pensi di essere più bravo dell'avversario, che le cose che hai fatto sono frutto solo della tua bravura e non dell'applicazione, poi succede quello che è successo, che abbiamo perso un po' le distanze contro una squadra di qualità ottima, perché è una squadra ben messa in campo, una squadra con un'ottima individualità, una squadra che ha un'idea di gioco. È ovvio che se perdi quell'aggressività di andare alla riconquista della palla e quell'idea di sviluppare con più giocatori in fase di possesso, poi perdi le distanze, perdendo le distanze regali spazi agli avversari dove gli altri hanno avuto abilità per crearci dei seri problemi. È sempre difficile non valutare fin dove parte il demerito dell'uno e il merito dell'altra. Io però analizzo che le distanze non erano più le stesse che tenevamo, e quello è un punto dove noi dobbiamo crescere, perché poi invece quando riusciamo a lavorare da squadra dimostriamo contro Pontedera, che oggi è una di quelle che va a fare le finali, su cui noi qualche tempo fa avremmo fatto volentieri la corsa, penso che ce la possiamo giocare, no, alla pari di più, anzi abbiamo attestato proprio una crescita tra il girone d'andata e adesso proprio devastante. Credo che sia anche piacevole, non solo per me da allenatore, ma anche per voi, sì, anche per la gente che vede, proprio un'idea portata avanti così. Sì, tutti i tocchi di prima, abbiamo visto tante bellissime azioni, sì, no? E quello che chiedi poi ai tuoi ragazzi. Infatti ho sentito a un certo punto nel secondo tempo, gli hai detto, no, no, non riusciamo più a fare questo, no? Cos'è esatto, successo? Esatto, ma è proprio quello, perché ritorno, sono ripetitivo, però quando perdi le distanze di gioco, poi inevitabilmente diventa difficile, perché per un'azione manovrata c'è necessità che spazi siano abbastanza ridotti, cioè il cambio gioco ci può essere ma deve essere finalizzato per andare a un attacco dello spazio, e noi invece prendendo le distanze eravamo costretti a fare dei passaggi un pochino più lunghi, però su quei passaggi lunghi poi seguire per sviluppare diventa difficile. Va bene così, va bene. Poi poteva anche stare questa occasione, credo, finale, che sì, esatto, per anche l'occasione, sì, proprio per vincerla. Loro hanno cominciato a giocare un pochino più sulla palla lunga, perché comunque loro dovevano vincere per rimanere attaccati al gruppo di quelli che fanno le finali, quindi hanno perso un po' di equilibri, e noi su quegli equilibri che hanno perso eravamo più cinici, abbiamo avuto tante situazioni, siamo arrivati alla conclusione tante volte e potevamo, insomma, credo, ottenere anche qualcosa di più. Allora, Alessandro, sottoscrivi. Sì, e questa, diciamo, la chiave è stata questa. Sì, sottoscrivo in pieno, cioè, tra gli obiettivi che mi ero prefissato e che avevo comunque dichiarato anche a loro, ma proprio perché fa parte della mia idea di calcio, del mio modo di interpretare calcio, secondo me una squadra, perché proprio perché è uno sport di squadra, ma comunque il singolo anche all'interno della squadra deve determinare le situazioni che va a giocare, non le deve subire. E nella nostra fase di crescita era fondamentale arrivare a un punto in cui noi fossimo gli artefici che determinano, sia in positivo poi perché ci dobbiamo prendere le responsabilità, gli artefici che determinano proprio le partite di calcio e non che le subiamo le partite di calcio. In questo devo dire che non posso dire niente, ragazzi, perché ogni domenica andiamo in campo, indifferentemente da chi è la squadra che ci affronta, noi partiamo con la nostra idea, sviluppiamo i nostri ritmi, le nostre intensità, le nostre capacità, e ultimamente purtroppo non siamo così tanto bravi a concretizzare tutta la moglie di lavoro che facciamo, tutte le occasioni che creiamo, però insomma questo è un altro aspetto. E certo cambia, perché insomma, come abbiamo avuto modo di vedere domenica, creare 7-8 occasioni limpide da gol e magari vincere 4-1, pareggiare 1-1 perché non siamo stati capaci a concretizzare, in termini di risultato non è la stessa cosa, però da allenatore la leggo in termini di crescita dei ragazzi, che è l'altro rovescio della medaglia, e da questo punto di vista sottoscrivo quello che dicevo prima. Anche perché, cioè, rispetto alle prime gare di campionato, cioè, la trasformazione in positivo è evidente, no? Perché veramente il primo quarto d'ora è stato di alto spettacolo, sì, soprattutto grazie anche ma grazie a loro due, ma a tutta la squadra, no? Abbiamo loro due, cioè, non è che lo dico perché voglio fare, sì, il falso umile, ma è così, io dico, cioè, l'ho detto anche un'altra volta qua, ma lo ripeto proprio perché ci credo, la responsabilità dell'allenatore è di trasferire le proprie conoscenze, le proprie competenze e gli strumenti ai ragazzi affinché poi loro, perché sono proprio loro gli artefici della qualità di quello che mettono in campo, e quando fanno bene i meriti sono solo loro, non sono nostri, quindi tanto di cappello a loro. Allora, siete cresciuti molto, vado da Marco Ricci, vieni pure, tra di voi, insomma, vi intendete bene, abbiamo visto quell'azione, cioè quattro tocchi, no? Sono, che poi la palla è tornata a te, al di là che non c'è stato il gol, però è stata veramente una bellissima azione, le provate molto in allenamento queste, sì, situazioni? Mi trovo molto bene sia dentro il campo che fuori dal campo,
Ci intendiamo bene anche agli allenamenti, proviamo molto fraseggi, 1-2 e poi si riportano anche la domenica. Allora, hai fatto tanti gol, potevano essere anche di più, sì. Perché le occasioni c'è. Nel senso che sei contento comunque della, sì, sì, della stagione? Sì, sono contento molto della stagione, dei gol, dei miei compagni che stiamo crescendo molto da inizio. Quindi insomma poteva esserci qualche soddisfazione in più a livello di risultati, nel senso se tante partite... Sì, l'obiettivo era quello di fare i playoff, però a questo punto ormai non si può. Ecco, il duello era con il, eventualmente con questo Pontedera, cioè, qualche settimana fa poteva essere questo scontro diretto fondamentale, non lo era più, però avete dimostrato che comunque potevate giocarvela. Sì, ecco, si poteva giocare alla pari. Sì. Che perché loro mi sembra sono stati sorpresi all'inizio, no Alessandro, da questo avvio così... Sì, sì, ma guarda, anche l'andata, sì. L'andata con loro abbiamo perso... Quanto è finita? Una partita rocambolesca, 6-4. Infatti. Una partita... dai ritmi vertiginosi, ma era una partita che potevamo vincere 4-2 e l'abbiamo persa 6-4, perché comunque due squadre che giocano a campo aperto e dai, cioè, anche loro hanno qualità, come ti ho detto. Sì, sì, no, c'è dell'individualità, no. Però ecco, abbiamo dimostrato che ce la potevamo giocare tranquillamente con loro. E obiettivi fini questo finale di campionato a questo punto? È di migliorare sempre di più come squadra, come gruppo, come stiamo già facendo. Bene, tu vieni di Arezzo o vieni da fuori? No, da fuori, da Casentino. Sento infatti un accento. Lo senti, da dove vieni esattamente? Bien, Prato Vecchio. Prato Vecchio. Non è la stessa. Vieni ancora più su. Bene, andiamo invece da Gerardini. Tu sei di? Io di Arezzo. Di Arezzo, sì, che quindi tu giochi in casa. Allora, abbiamo visto insomma delle tue azioni travolgenti, che quando parti così, insomma, anche all'inizio hai preso subito il rigore. Sì, siamo partiti forte, anche se potevamo essere 3-4-0 penso dopo 15 minuti, non concretizzando così perdiamo le partite, abbiamo perso molti punti per queste situazioni e volevamo andare ai playoff, non ci siamo riusciti, ora siamo prefissati il quinto posto. Quindi proviamo a riprendere. La classifica è corta, quindi. Perché domenica andiamo fuori casa con la quinta, quindi ecco. Se spunti da noi, se andiamo a vincere a Gubbio, il quinto posto, poi ce l'abbiamo lì a portata di mano. Gli obiettivi ce ne sono tanti, poi loro gli obiettivi ce li devono avere fin quando non smettono di giocare a calcio, che sono quelli di migliorarsi sempre, ma ce l'hanno, è la voglia di farlo. Ti abbiamo visto anche con la Berretti, che esperienza è stata? No, è stata una bella esperienza comunque, perché andare nella categoria superiore fa sempre piacere, non è andata bene perché abbiamo perso con il Prato, abbiamo pareggiato, abbiamo perso anche con la Carrarese, però comunque è stata una bella partita, anche se il campo non ci aiutava, perché comunque le condizioni del campo sono un po' critiche, però sono contento. E quello che tu hai detto, Alessandro, sono quelli che poi c'è tutto il lavoro scuro, perché insomma, lì in mezzo al campo si fanno il mazzo, come si suol dire, no? I vari Aramini, insomma, e gli altri. Però loro sono chiaramente i giocatori di estro, quelli che poi fa piacere vedere giocare, no? Con le loro caratteristiche diverse, che poi si combaciano molto bene. Per prendere il luogo, per dire, insomma, con un luogo comune, le famose gioie di loro. Loro devo dire che sono gioie. Più gioie, insomma. Sono gioie, al di là delle battute, insomma, lavorano tanto anche in fase di non possesso, quindi stanno proprio, si stanno impegnando per diventare giocatori completi. Le qualità le hanno, come dico sempre, non bastano solo quelle, però... la squadra, diciamo che sì, si appoggia molto a loro, e loro da questo punto di vista, come dicevo, sono cresciuti molto, perché la squadra appoggia loro, ma loro aiutano molto la squadra anche nella fase di non possesso. Poi è ovvio, sono 2000, sono un pochino più avanti, e, al di là delle qualità oggettive che hanno, che poi hanno potuto testare anche andando a allenarsi con la prima squadra più di una volta, e quindi anche lì si rendono conto in modo tangibile di che cosa significa lavorare a certe intensità, e quindi sono tutte esperienze che però per loro possono essere solo costruttive di crescita, e questo devo fare veramente un plauso al direttore Gemmi, alla società, che la trovo una cosa molto importante questa di coinvolgere ragazzini che possono essere più o meno pronti ad affacciarsi e allenarsi con la prima squadra. È sicuramente un momento di crescita importantissimo. Abbiamo rivisto proprio
L'azione che dicevamo prima, che è stata forse, anche se non ha portato al gol, insomma, tra gli emblemi di quel primo tempo. Ti chiedo un'ultima cosa, tu personalmente come vedi il calcio giovanile, nel senso che cosa ti piace di più insegnare, cosa vorresti che più recepissero da te i ragazzi? No, perché spesso vediamo, insomma, a livello così generale, non tanto Arezzo, ma quello che poi si legge, si vede, purtroppo anche una perdita, un po' anche quello che diceva Bruscato all'inizio stagione, della fantasia, no? C'è una tendenza purtroppo nel sopprimere, no, quei giocatori che hanno più talento, invece andrebbero galvanizzati di più. Ecco, tu personalmente che cosa vorresti che allora, si veda di più? Io ho la mia idea, assolutamente uno non deve penalizzare le abilità e il talento dei ragazzi, tutt'altro, ci mancherebbe altro, anzi vanno cercati di valorizzare, però questo è uno sport di squadra, ed è uno sport di squadra. Io questo cerco di trasmettere ai ragazzi. Nello sport di squadra la prima cosa che conta è il gruppo e il lavoro del gruppo, proprio perché è uno sport di squadra. Cioè, esempio, uno gioca a tennis, vai a giocare a tennis, è uno sport singolo, devi lavorare solo su di te. Quando decidi di fare uno sport di squadra, no, cioè, i valori che ci sono all'interno di un gruppo sono imprescindibili, molto più importanti di qualunque singolo. Poi, come dico sempre a loro, più vi mettete a disposizione della squadra e più la squadra sarà di sostegno ai ragazzi. Quindi, tornando alla domanda precisa che mi hai fatto, quello che cerco di trasmettere ai ragazzi è proprio il senso di questo valore e proprio il valore stesso che ha il lavoro per questo concetto. E devo dire che comunque negli anni sono dei principi che riusciamo a trasferire, o quantomeno siamo anche fortunati perché troviamo sempre ragazzi che apprendono. E devo dire che i benefici poi, insomma, poi si vedono, ma soprattutto, ripeto, come ho detto prima, si vedono per loro, perché poi dopo alla fine le qualità e i meriti sono solo loro. Grazie a mister Alessandro Violetti. Prego, grazie a voi. Grazie ai tuoi ragazzi, grazie a Elettra Fiorini, ci rivediamo la prossima settimana.